Hopeless.io. Ok ragazzi, salve a tutti, ben trovati sul mio canale. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi. Se vi piace il video mettete un like, se volete le novità selezionate la campanella. Siamo qua oggi per fare questo video per quanto riguarda delle novità che ho fatto nel mio impianto. Sapete che chi segue il mio canale sa che è sempre un'evoluzione, quindi ogni video ci sarà qualcosa di nuovo. E in questo caso andremo a vedere l'installazione di pannelli solari, quindi l'ultimo passo, diciamo, verso il camper no gas, quindi senza l'ausilio del GPL. Questo è l'ultimo passo, perché in realtà poi più di questo, insomma, non posso fare, perché ho finito totalmente gli spazi sopra il tetto per i pannelli, quindi dovrò darmi una calmata. Detto questo, andrò a togliere l'ultimo utilizzatore, che era il forno a gas. Più che altro ho tolto già il forno a gas su consiglio di un iscritto che mi aveva fatto notare che magari quello spazio poteva essere utilizzato. Anzi, se avete qualche idea nei commenti, ben venga, idee costruttive. Quindi se avete delle idee da applicare sul camper, fatemelo sapere, mi fa piacere. Detto questo, ho provveduto a togliere il forno a gas che era qua e ho fatto un lavoretto discretamente estetico. Ho realizzato questo mobile un po' particolare, dove andrò poi ad applicare la friggitrice elettrica in opzione al forno elettrico, perché il forno lo usiamo pochissimo e poi comunque i forni elettrici meno di 2000 watt è difficile trovarli e non mi piace stressare troppo l'impianto. Questo è il lavoro che ho fatto. Come vedete, questo era l'alloggiamento del forno a gas che ho provveduto a togliere. Ho rifatto tutto il contorno nuovo. Questo praticamente, come vedete, la profondità era molto di più. Prima arrivava profondo più o meno come questo. Ho sfruttato tutta la profondità fino alla parete. Perché? Perché praticamente qua dietro, in quello spazio che c'è qua, c'era la canna fumaria che portava via sia il frigorifero precedente e trivalente che i fumi la combustione del forno a gas. Quindi, avendo tolto tutto, ho ostruito sopra l'uscita dei fumi, che è praticamente un fungo che hanno tutti i camper con questi dispositivi, dove è prevista l'uscita della combustione. Avendo tolto praticamente quel fungo sopra, mi sono trovato ad avere più profondità utilizzabile. E detto questo, vi porto di sopra con me. Ok ragazzi, questo è il pannello che è arrivato. Questi sono gli attacchi, li vediamo insieme. Music licensing reimagined. Questi sono gli attacchi ad angolo, poi dopo li vedremo bene, sono quattro. E questo invece è il pannello. Artlist.io.
Music licensing reimagined. È un tipico monocristallino 110 watt. Niente, ora saliamo sopra, lo portiamo su e vediamo di installarlo. Provvederò a smontare questo, quindi verrà tolto e verrà chiuso in modo da poter usare questo spazio per un pannello solare che già ho ordinato monocristallino, perché policristallini piccoli non è facile trovarli. Comunque, come ho spiegato la differenza in un altro video, diciamo che in realtà non è fondamentale per quanto riguarda i campi. Quindi andrò ad installare un altro monocristallino da collegare insieme a questi. Questi sono due da 100 watt, diventeranno praticamente tre. Questo sarà da 140. E li collegherò in parallelo, quindi il wattaggio, diciamo, sarebbe meglio se era uguale, ma non si trovano. Poi ho aumentato un pochino più la quantità di watt. Procediamo a smontarlo e intanto prepariamo tutto per montare il nuovo pannello. Allora, questo va rimosso, e era stato già riparato, quindi in realtà avevo già rimesso la vetroresina perché era forato, quindi andrà necessariamente sostituito. L'unica cosa, cercherò di toglierlo soltanto con le viti. Music licensing reimagined. Ok ragazzi, non so se si vede, questo è il tubo del forno e la botola dietro è aperta perché ha la reazione del vecchio frigo trivalente. Quindi ora provvederò a pulire bene tutto, a mettere il tubo all'interno, dove poi verrà rimosso quando toglierò il forno, e a chiudere praticamente tutta questa apertura in modo tale che non ci sia più infiltrazione di aria da sopra e sia più isolato termicamente. Inserirò all'interno un po' di isolante e poi chiudiamo tutto. Artlist.io. Ok, diciamo che sostanzialmente abbiamo fatto, è bello pulito. Andrò ad acquistare una lastra di alluminio da poter posizionare sull'apertura in modo che venga chiusa per bene. Chiuderemo anche questa parte qua,
e metterò qualcosa per coibentare un pochino la termica. Ora costruirò una dima su questo foro per poterci mettere il coibentante. Ho deciso poi di metterci direttamente il polistirolo per tutta questa altezza qua, quindi praticamente andrò a riempire questo, sigillarlo e poi mettere un coperchio sopra per ulteriore sigillatura. Intanto procediamo con la misurazione della dima. Ok, fatto questo, verifichiamo, andiamo a prendere il polistirolo e lo tagliamo. Ok, prendiamo la forma. Ok, ora provvederemo a tagliarlo e con una cosa che ho costruito qualche anno fa e ho recuperato in magazzino. È un arco fatto con un cavo, un filo diciamo di acciaio, anzi è un filo di ferro, con una batteria, un interruttore, una lampadina per vedere quando è acceso. Una cosetta molto semplice, però è comoda per tagliare il polistirolo. Ok, ho recuperato anche questo pezzo di plexiglass. L'ho tagliato e adesso lo andrò a forare per poi sigillarlo. Ovviamente andiamo su e procediamo col lavoro. Ok, siamo qua. Abbiamo tutto quello che ci serve. Proviamo la dima. Ok, andiamo ad applicare il polistirolo. Lo mettiamo un po' a forza in modo che si adatti meglio al foro. Poi ovviamente andrà sigillato. Music licensing reimagined. Ok, è stato fatto diciamo la chiusura. Ora tirerò il Sigaflex intorno avendoci messo un peso. L'avevo forato perché pensavo di metterci le viti, però in realtà non c'è necessità, quindi evito di forare ulteriormente il camper se non serve. Music licensing reimagined. Diamo una bella pulita. Ok, andrò ad utilizzare quello nero perché ce l'ho avanzato e per le rifiniture questo nero non si usa perché effettivamente rimane proprio nero, quindi non è bellissimo. Con il bianco ci andrò a fare eventualmente le rifiniture, le sigillature esterne. Music licensing reimagined. Thank you.
ed andiamo ad applicare subito i nostri angoli nei segni che avevamo precedentemente fatto. Artlist.io. Ok, fatto questo, preparo già la filatura esterna da poter collegare poi a questo pannello qua, andranno in parallelo. Ok, ora andiamo a cablare due pezzetti di filo con i connettori MC4, integrerò direttamente nel connettore che andrà al positivo il diodo di blocco per fare in modo che la corrente non torni al pannello, e fatto questo andremo a finire di collegarlo e faremo tutte le prove. Music licensing reimagined. Fissiamo anche la canalina per farla muovere, giusto due gocce. Ok. Anche i cablaggi sono fatti. Ora ci sposteremo di là e andremo a vedere per i collegamenti. Ok, andiamo a provare le tensioni. Ora sta tirando fuori 23 volt, quindi perfetto il valore nominale. Andiamo a vedere il valore di cortocircuito, anche se il sole comunque c'è poco. Proviamo. Ora sta tirando fuori sul negativo 2 ampere e mezzo, ottimo, visto che è sera praticamente. Ok ragazzi, il video finisce qua, spero il contenuto di questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, se volete vedere le novità selezionate la campanella, e se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi, perché a me fa molto piacere. Ciao a tutti e al prossimo video ragazzi, ciao.